care sorelle, cari amiche e amici di Radio Bequit. Benvenuti e benvenute a questo culto che iniziamo riconoscendoci alla presenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che ci raccoglie ovunque noi ci troviamo e fa di noi una comunità riunita nel suo amore. Siamo qui per dire e per udire che ogni giorno è un dono di Dio. Ogni momento è la possibilità di aprirsi al servizio del prossimo e di tutta la creazione. Ogni giorno ci ricorda il nuovo patto in cui possiamo vivere. Un patto non scritto su tavole di pietra, facilmente spezzate, ma scritto nei nostri cuori, pieni di gioia e di speranza. Ogni giorno può essere un giorno in cui ci avviciniamo un po' di più a Dio, quel Dio che ha perdonato più di quanto riusciremo mai a riconoscere, che ha amato più di quanto riusciremo mai a comprendere. Amen. Dice il Salmo 84. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza. O Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi orecchio, o Dio di Giacobbe. Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della tua casa, o mio Dio, che abitare nelle tende degli empi. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. O Signore degli eserciti, beato l'uomo e la donna che confidano in te. Preghiamo. Dio nostro, anche oggi tu ci accogli e ci dimostri la tua misericordia. Ti avvicini a noi, ci fai crescere, ci guidi. E noi ritroviamo in te la nostra forza, perché sei il nostro pastore, il Dio misericordioso verso coloro che sono oppressi dalla violenza umana, dai sensi di colpa o da preoccupazioni. Sei il Dio benigno verso tutti e tutte. Sei il Dio creatore che ridona il coraggio di vivere anche a coloro che sono abbattuti. Questo ci hai dimostrato in Gesù Cristo. Ci hai fatto vedere che la tua opera porta frutto malgrado tutte le opposizioni. Ci hai aperto la via del servizio. Ci hai insegnato a seminare amore, anche se rischiamo di raccogliere ingratitudine. Ci hai permesso di donare il tempo e le forze a favore degli altri, e questo ci ha dato una gioia profonda. Lode a te, fonte della vita. Durante questo culto, facci nuovamente conoscere la tua bontà. Vieni a rinnovare la nostra fede, il nostro amore, la nostra speranza. Thank you.
Leggiamo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 12, i versetti da 20 a 25. Or tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Tutti si preoccupano della vita. Le religioni, la politica, le scienze, le associazioni umanitarie, tutti vogliono difendere, prolungare, migliorare la vita, fornire il senso della vita. Cerchiamo di misurare la qualità della vita. E in questi tempi difficili ancora, in cui siamo tutti così stanchi, quando non esauste, in cui c'è tanta morte attorno a noi, e allora prestiamo molta attenzione alla vita, la ricerchiamo, la difendiamo. L'Evangelo di oggi però non annuncia la vita, ma la morte di Gesù. Al centro dell'Evangelo c'è il fatto che solo conoscendo questa morte, quella di Gesù, puoi conoscere la vita vera, la vita donata, la vita eterna. Questa parola di Gesù è difficile. È difficile e rovescia tutte le nostre piccole e grandi banalità. Per avere la vita devi perderla. Se tenti di conservarla, allora muori. Devi odiarla per averla, e se invece la ami, la perderai. È veramente una parola difficile. Il passo che abbiamo ascoltato comincia con alcuni greci che cercano Gesù. Greci. E se ci pensate, questa è la prova che Gesù di Nazaret era ormai diventato una persona di fama internazionale. Greci vengono a cercarlo. I greci che a casa hanno tutto il sapere, la filosofia, l'epica, la lirica, l'astronomia, le scienze, tutto quanto. Tutto quello che l'umanità aveva prodotto, e questi vengono a cercare Gesù, il figlio di un falegname, che parlava in dialetto e che non aveva mai scritto nulla. E trovano questa parola di vita, ma questa parola difficile, perché inizia dalla morte. E dice: l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Noi sappiamo che cosa sia questa glorificazione. I greci e neanche i discepoli non lo sapevano ancora. È l'ora in cui il Figlio di Dio viene inchiodato e muore in una maschera di dolore, abbandonato da Dio, tradito e rinnegato dai suoi discepoli. Questa è la glorificazione. E dov'è la gloria in tutto questo? Che cosa c'è di glorioso nella tortura e nella morte di un innocente? Il fatto che in questo episodio raccapricciante, vergognoso della giustizia umana, Dio rivela la sua giustizia, che è efficace, che è l'unica giustizia che salva. L'ora della glorificazione. Le autorità religiose e politiche che si scagliano contro Gesù, i suoi discepoli lo abbandonano, ma quella morte è il riscatto, il perdono, la salvezza, la vita. Non solo per noi che ci consideriamo a torto e a ragione brave persone, ma proprio di quella gentaglia lì. La giustizia di Dio salva nell'ora in cui viene umiliata e crocifissa. Questa è la gloria della croce di Cristo. E allora solo Cristo, solo questo Gesù può ribaltare il concetto umano della vita di cui dicevamo all'inizio. Per l'umanità la vita è affermazione di sé, è possesso. Per Gesù la vita è relazione, è dono di sé,
La vita dell'umanità è semplicemente vita e segue questa affermazione di sé, questo possesso. La vita di Gesù è vita eterna e segue, persegue la relazione e il dono di sé. E vita eterna non significa vita dilatata all'infinito nel tempo, ma vita completa, vita piena, vita che non tramonta mai. Chi ama la sua vita conosce allora solo la vita umana e la perderà nel silenzio della morte. Chi la odia, cioè chi giudica questi suoi criteri di affermazione di sé, di possesso, e se ne distanzia, allora conoscerà l'altra vita, la vita eterna, la vita fatta di relazione e di dono di sé. Il mondo può pensare di essere nella vita e poi verrà la morte. Invece io credo di no, in realtà noi definiamo vita un mescolamento non chiaro, ambiguo, di aspirazione alla vita e di realtà però di morte. Pensiamo per un momento, guardiamoci attorno, quanto la morte è presente in questa nostra vita. Non la morte fisica, non solo, ma la morte della giustizia, la morte dell'ascolto, della cura, la morte dell'amicizia, la morte dell'amore persino, la morte della speranza persino. Ecco, queste realtà di morte noi le viviamo quotidianamente e di queste morti noi siamo al tempo stesso complici e vittime, e comunque determinano, incidono, segnano la nostra vita. Quindi possiamo dire che in questo senso noi non siamo viventi, siamo morenti, perché la morte della nostra vita è presente già adesso. Ora, c'è soltanto una possibilità per ribaltare lo stato di cose: essere in Cristo, trovarsi in Cristo e quindi morire in Cristo, fare nostra la sua morte. La morte è già avvenuta, in cui la nostra umanità vecchia può morire per risorgere con Cristo nella vita eterna, nella vita piena, lasciando che la nostra umanità vecchia sia crocifissa con Cristo e che la nuova si risvegli con Lui. Essere dove Cristo è. La morte di Gesù che non puntella la nostra vecchia vita e non mette una toppa, ma che risveglia invece la nostra vita nuova e piena. Ma com'è questa vita nuova, piena, questa vita eterna? È possibile conoscerla? La Bibbia risponde di sì. Questa vita eterna ha regole diverse, funziona diversamente dalla vita mortale. Lo dicevamo prima. Innanzitutto non è affermazione di sé, ma è relazione. E secondo, non è possesso, ma è invece dono di sé. Non è affermazione perché non esiste da sola. Esiste in Cristo e con gli altri e le altre. Non è possesso perché la vita eterna non può altro che essere ricevuta in dono ed essere donata. Gesù l'ha ricevuta e l'ha donata. Noi la riceviamo da Lui e la condividiamo con gli altri e le altre. Ma proprio la relazione, il dono, cioè i frammenti che la nostra vita mortale rifiuta, combatte, quei frammenti vengono salvati in vita eterna. E non solo salvati, ma anche esaltati, glorificati, portati in trionfo. Nella vita mortale perdiamo relazioni, doni, speranze, ogni giorno. La vita eterna è invece il recupero vittorioso della relazione con Dio e con il prossimo, la relazione piena. È il trionfo della vita ricevuta e data in dono. E tutto questo perché Gesù è morto per noi, è risorto per noi. E per noi, dunque, la vita nuova, la vita eterna, c'è. Ed è dunque per noi, proprio per noi, la parola dell'Apostolo Paolo che dice: «Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna».
perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, avvi pietà di noi, secondo il tuo amore e la tua dolcezza. Nella tua grande compassione, ascolta la nostra preghiera. Ti preghiamo per il mondo in cui viviamo, quel mondo in cui vediamo tante ingiustizie, quel mondo che attraversa tempi così difficili. Ti preghiamo per chi è chiamato a prendere decisioni che influenzeranno il futuro e la vita di tanti e tante. Fa che queste decisioni siano improntate alla giustizia, ma anche all'amore per il prossimo, e che non calpestino semplicemente perché è più semplice gli ultimi, i più deboli, chi non ha voce. Ti preghiamo per chi ha fame, per chi ha sete, per chi grida la sua richiesta di giustizia, per chi vive nella minaccia del terrore e della dittatura, per chi non ha un luogo dove posare il capo. Fa loro udire parole di gioia e sollievo, così che chi è spezzato possa risollevarsi. Ti preghiamo per chi nella malattia, nel dolore, per chi è piegato dalla difficoltà, dalla fatica, dalla solitudine. Dona loro la gioia del tuo aiuto e della tua salvezza e sostienili con l'azione del tuo spirito. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Rinnova il nostro spirito. Signore Gesù, hai insegnato ai tuoi discepoli che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto.
Mentre ci prepariamo in questo tempo di passione a ricordare la tua morte e resurrezione, aiutaci a resistere alla tentazione di seguire le facili scorciatoie che il mondo ci offre, invece di orientare le nostre vite alla cura delle relazioni e al dono di noi stessi, scegliendo così la strada stretta che porta alla vera vita, alla vita eterna. Donaci la forza e la saggezza per seguirti su questa strada. Oggi e sempre ti diciamo Amen e riassumiamo tutte le nostre preghiere nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. E ora andiamo, fratelli e sorelle, andiamo per seguire Cristo e per servirlo. Lasciamo che la nostra vecchia vita cada come un granello di frumento nella terra, così che possiamo portare molto frutto. Lasciamo che Dio dia nuova forma al nostro cuore, così che viviamo camminando nella legge scritta in noi. E possa Dio mantenerci centrati nella verità, stabili nel nostro spirito. Possa Cristo rinnovare la nostra gioia e rafforzare la nostra volontà. Possa lo Spirito Santo insegnarci la saggezza di Dio e riempire la nostra vita di canti di gioia. Andiamo in pace per amare e servire il Signore, oggi e sempre. Amen.